21 novembre 2021, seconda domenica di Avvento. Il terzo brano della messa di questa seconda domenica di Avvento è l'inizio del Vangelo secondo Marco, precisamente i primi 8 versetti. Diciamo subito che il Vangelo secondo Marco è il più breve tra i quattro e, secondo gli studiosi di oggi, è anche il più antico, cioè il primo che è stato scritto. Anzi, Marco sarebbe il geniale iniziatore del genere Vangelo, storia compiuta che va da Giovanni Battista fino alla risurrezione. Anzitutto, chi è Marco? Non è un apostolo, ma un discepolo degli apostoli, in particolare di Pietro e di Paolo. Mettendo per iscritto il Vangelo, si è rivolto ai cristiani provenienti dal mondo pagano, specialmente romano. Marco inizia il suo racconto sulla attività di Gesù dal punto in cui prendeva avvio anche la predicazione cristiana primitiva, e cioè dall'apparizione del precursore del Messia Giovanni il Battista. Beh, in sintesi, in altre parole, la prima, diciamo, no, predicazione apostolica non riguardava, non comprendeva l'infanzia di Gesù, ma partiva subito dall'annuncio di Gesù, iniziando poi da precursore. Quindi i racconti dell'infanzia sono venuti dopo, diciamolo chiaramente questa cosa. Il primo versetto contiene già tutto, in sintesi, no? Il messaggio del Vangelo di Marco. Gesù, Messia e Figlio di Dio, dà inizio a quell'evento che segna una svolta decisiva alla storia dell'uomo. Inizio, in quanto il regno di Dio richiede uno sviluppo, c'è un inizio, no? Poi c'è uno sviluppo. E soprattutto perché la buona notizia è stata sì preannunciata, quindi attesa, ma è anche nuova, perciò sorprendente. Il termine Vangelo deriva dal greco euangelion, composto di eu, ossia bene, vuol dire bene, e angelion, che vuol dire notizia, quindi notizia buona, che riguarda il bene. Pensate, una parolina composta di due solo lettere, eu e u, indica il bene, quel bene che richiama quel bene sommo con cui Platone indicava la divinità più pura sorgente di ogni bene. Mi verrebbe da fare, no, una riflessione che proprio più le parole sono lunghe, più sono dispersive, no? Ecco, siccome il bene è essenziale, richiede anche delle parole essenziali, e due lettere, vabbè. Dunque, Vangelo, euangelion, buona notizia, buona vuol dire bene, notizia che riguarda quindi il bene sommo. Quando noi pensiamo a una buona notizia, pensiamo a qualcosa di bello, a una qualche bella sorpresa dal punto di vista anche psichico o carnale. Il Vangelo è la buona notizia e non una qualche bella notizia, è la buona notizia che è essenzialmente divina. Dunque, la notizia che per la sua novità va accolta nel nostro essere da spogliare nella sua carnalità. Esige, no? Uno spogliamento, un distacco per dare spazio. Ed ecco che Marco introduce un personaggio, Giovanni Battista, che ha il compito, diciamo una missione, in vista dell'accoglienza del Messia, di purificare il popolo portandolo nel deserto. Questo è il suo compito, no? Di preparare l'arrivo. Beh, c'era già Gesù, no? Era suo cugino poi, no? Ecco, però quando sarebbe poi sceso, diciamo, no? Ecco, nella sua attività pubblica.
Commenta Don Angelo Casati. Ma dove ha inizio la buona notizia? La notizia delle notizie, quindi la notizia per eccellenza. E chi prepara la strada a colui che viene? Pensate, lui dice Don Angelo, pensate, farò questa considerazione, pensate alle strade trionfali che allora, ma solo allora, venivano preparate nelle città per la venuta dei grandi del tempo, dei potenti di allora. Tutto diverso nel Vangelo. A preparare la strada è, pensate, un uomo dello spirito, non potente, no? Carnale. E non chiama nelle capitali del mondo. La notizia delle notizie non viene da lì. Chiama, pensate, nel deserto. Non c'è niente. Come a dire che la notizia buona non inizia nel frastuono, nel grandioso, no? E non chiama la costruzione di archi trionfali, non chiama a segni esteriori, chiede che l'inizio, intrigante questa parola inizio, perché tante volte ce lo chiediamo da dove iniziare, no? Inizia da dove? Chiede che l'inizio sia dentro, nell'anima, laddove prendono forma i veri cambiamenti, che danno un volto nuovo, e non di facciato, a noi e alla terra. Giovanni, commenta ancora Don Angelo, toglie ogni forma di celebrazione della sua persona, non si autocelebra con abiti di sfarzo, avvestiti di peli di cammello, né si dà arie di superiorità. Io non posso che chinarmi, dice, chinarmi, davanti a colui che viene, lui, il più forte. Dunque Giovanni invita la gente ad andare nel deserto, il luogo che gli ha scelto per la sua missione, preparare gli animi alla venuta del Messia, nel deserto. Non c'è niente. Non c'è, non lo sfarzo, i suoni, eccetera, eccetera, i rumori. E nel deserto, luogo simbolo di spogliamento radicale, Giovanni Battista invita la gente a convertirsi. La gente per convertirsi non deve andare là dove c'è un frastuono, dove c'è tutto un caos, uno sfarzo. No, non ce la farebbe nel deserto, nella essenzialità. E ci si converte a patto prima che ci si spogli di tutto ciò che non è necessario, non è essenziale, non tanto per alleggerire il proprio corpo come quando si va in palestra, o si fa digiuno per tenere snello il proprio fisico, si va nel deserto per purificare il proprio spirito, non il corpo. Noi oggi, no? Ecco, alleggeriamo il corpo per farlo sentire più snello, no? Eccetera, eccetera. No, è lo spirito. Vedete, la liturgia nella sua saggezza ha sempre mirato a purificare lo spirito del credente in vista di vivere in pienezza il mistero divino. Arriva il Natale ed ecco l'Avvento, periodo di purificazione dello spirito. Arriva la Pasqua ed ecco la Quaresima, altro periodo forte di purificazione dello spirito. La liturgia ci conduce nel deserto per ascoltare la voce dello spirito divino, al di là di ogni frastuono carnale. La carne ha le sue voci che coprono le voci dello spirito, che sono impercettibili ai sensi. Non è che li sentiamo, no, con i nostri sensi, queste voci, non dello spirito. Perciò richiedono un silenzio profondo, un silenzio, no? Che è esteriore, cioè togliere tutto ciò che può disturbare. Quindi scendere dentro lì il silenzio dove c'è niente che possa disturbare. E allora come si può vivere il mistero divino immersi nella carnalità di un consumismo tale da rompere l'incanto divino? Come ci si può, no? Meravigliare? Quando tutto è una distrazione, non si può. Il deserto dunque è luogo simbolo di purificazione, togliere. Purificazione vuol dire questo, togliere. Il deserto è luogo simbolo di quella essenzialità divina che richiede l'essenzialità del nostro essere. E invece che cosa succede? Anche nel migliore dei casi si raddoppiano preghiere. Allora arriva l'Avvento, bisogna aumentare qualcosa in preghiere, si fa qualche cosa, no? Di più del solito, no? Ecco, si raddoppiano preghiere, penitenze, ma a che servono se anche esse coprono la voce dello Spirito? È un assurdo.
È un'assurdità, un paradosso. Succede anche che riduciamo tutto il nostro impegno di avvento a qualche formalità esteriore, qualche elemosina, a un povero, qualche aiuto finanziario, a un'associazione, e noi crediamo, così crediamo, di sentirci pronti a vivere bene il mistero natalizio. Inoltre, leggendo il brano del Vangelo di oggi, mi risuonano sempre dentro di me le parole, voci di uno che grida nel deserto, grida. Perché grida nel deserto? Per farsi sentire da chi grida. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ma mi chiedo, dov'è il buon pastore di una diocesi così vasta come la nostra, da far già temere per il rischio che cada in una tale frammentarietà carnale da non dare spazio alla voce dello Spirito Divino? Che fa? Dire che fa è già allarmante. Non abbiamo bisogno di pastori impegnati ossessivamente nel fare, di chi, di là, di su, di giù, nell'essere presente ovunque, te lo chiamano, va, e qui, e là, e su, e giù, sempre in giro, a mettere un po' di prezzemolo in ogni minestra. Che fa? Mi sta venendo il capogiro nel seguire il mio vescovo nei suoi quotidiani spostamenti. Come una trottola che si sposta girando sempre su se stessa. Siamo già entrati in avvento, avrei preferito che il mio vescovo fosse uno, voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. E la massa cristiana dov'è? Non conosce il deserto. Conosce solo il rumore di una carnalità che copre ogni voce del mistero divino. Raddrizzate i suoi sentieri, altro che raddrizzarli. Viviamo in una società dove i sentieri di ogni tipo portano lontano dal nostro essere. E il pastore che fa? Percorre questi sentieri alla ricerca di alienati, gente fuori, no? Per confortarli nella loro alienazione. Non si tratta di confortarli se sono alienati, ma di riportarli ad essere se stessi, a togliere loro la alienazione. Non devi andare a confortarli se sono alienati, portali dentro, dentro di loro, e lì scopriranno, e lì ascolteranno la voce dello Spirito. Altrimenti è tutta una dispersione, è tutta una dispersione. Anche noi rincorriamo gli alienati da alienati, siamo fuori anche noi. Allora, per prima cosa, torniamo noi dentro di noi, no? Se vogliamo poi recuperare gli altri e riportarli dentro loro stessi. E questa è la missione soprattutto del buon pastore.